Mazara controlli antidroga della polizia, arrestato un mazarese. Trapani, attività antibracconaggio del corpo forestale, 5 cacciatori multati. Trapani, era sfuggito alla cattura nell'operazione Scrigno, arrestato un romeno. Regione in arrivo fondi per i comuni siciliani per la tutela del territorio. Calcio, il Mazara pareggia in casa con il Misil Meri, vittoria per la Mazarese. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Controlli antidroga della polizia, a Mazara 2 è stato arrestato un 61enne, i particolari nel servizio. La polizia nei giorni scorsi ha effettuato un'operazione antidroga nel quartiere di Mazara 2, il bilancio è di un mazarese arrestato. Si tratta del 61enne Nicola Asaro, con alle spalle dei precedenti specifici. L'arresto dell'uomo è scattato in flagranza di reato. I poliziotti della squadra Pegaso, con l'ausilio della squadra Cinofili della questura di Catania, hanno eseguito appostamenti e pedinamenti nei pressi della palazzina dove abita l'uomo. Il 61enne, durante l'appostamento, sarebbe stato notato sul tetto della palazzina mentre nascondeva qualcosa all'interno di un tubo di scolo. I poliziotti quindi hanno deciso di effettuare una perquisizione e durante il controllo sono state trovate varie buste di plastica di stoppa con all'interno complessivamente 53 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina. I poliziotti hanno anche trovato del materiale necessario al confezionamento della droga che, se messa sul mercato, avrebbe fruttato 7.000 euro circa. Il 61enne è stato quindi sottoposto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. L'autorità giudiziaria ha disposto per Asaro la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Gli agenti del commissariato mazarese, sempre durante alcuni controlli antidroga nei giorni scorsi, hanno arrestato altre due persone. I carabinieri di Marsala venerdì scorso, nell'ambito di un controllo antidroga, hanno arrestato Giovanni Lanzetta, classe 73, gravato da precedenti di polizia. L'uomo avrebbe ceduto una dose di circa un grammo di marijuana ad un'altra persona, quest'ultima segnalata alla prefettura in qualità di assuntore. L'uomo poi sarebbe stato trovato in possesso di altri 3 grammi della stessa sostanza stupefacente. Lanzetta veniva quindi arrestato e sottoposto e condotto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo. Il giudice Lilipetano, nel corso dell'udienza di convalida che si è tenuta oggi, ha convalidato l'arresto di Lanzetta, stabilendo per lo stesso le misure dell'obbligo di dimora nel comune Lilipetano, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nell'orario compreso tra le 20 e le 7, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte a settimana. E sempre i carabinieri hanno arrestato un romeno che era sfuggito alla cattura nell'ambito dell'operazione Scrigno. Il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani sabato scorso in Romania hanno tratto in arresto Jacob Stelica, classe 85, di nazionalità romena, per associazione di tipo mafioso, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio, entrambi con l'aggravante del metodo mafioso, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia. La localizzazione di Stelica Jacob è stata possibile grazie alla collaborazione dei carabinieri di Trapani con il servizio di cooperazione internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale e della Polizia Romena. Le operazioni di cattura hanno visto anche il coinvolgimento della rete europea che unisce e coordina il team dedicato alla ricerca e alla cattura dei latitanti pericolosi a cui l'Italia partecipa attraverso la divisione Sirene. L'arrestato si era reso irreperibile sfuggendo all'arresto lo scorso 5 marzo durante l'operazione antimafia denominata Scrigno, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nel corso della quale sono state tratte in arresto 25 persone. A seguito dell'arresto, Stelica è stato condotto presso un istituto penitenziario romeno in attesa di estradizione.
Altri 174 milioni di euro a favore dei comuni dell'isola per la tutela del territorio siciliano. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha approvato la rimodulazione delle risorse del patto per il Sud. Le somme sono state destinate all'integrazione di quelle comunitarie dal Fondo di Sviluppo Regionale 2014-2020, che sono 155 milioni di euro, che avevano potuto soddisfare solo una minima parte delle richieste pervenute. In questo modo adesso, fa sapere il governo regionale, sarà possibile esaudire almeno l'85% delle istanze. Il neo presidente della Lega Navale Sezione di Mazara, Pietro Tilotta, accompagnato da Giuseppe Marino in rappresentanza del nuovo consiglio direttivo, è stato accolto al comune dal sindaco Salvatore Quinci per un primo incontro ufficiale dopo il rinnovo del consiglio direttivo avvenuto nei giorni scorsi. Il sindaco Quinci ha formulato al nuovo consiglio direttivo gli auguri di un proficuo lavoro, con l'auspicio che la collaborazione istituzionale e la sinergia tra Comune e Lega Navale portino ad un miglioramento sia infrastrutturale che di servizi, con effetti positivi per il turismo e l'economia. Nel corso dell'incontro il sindaco Quinci ha ribadito i sentimenti di ottimismo per lo sblocco delle procedure inerenti ai lavori di dragaggio del Porto Canale, ha auspicato una sempre migliore progettualità per mettere al centro dell'azione amministrativa la portualità ed anche la nautica da diporto. Il Consiglio Comunale di Marsala, che è stato convocato in seduta segreta mercoledì 25 alle 16.30, l'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni, figura la presa d'atto della relazione conclusiva della Commissione Consiliare d'Inchiesta sui servizi sociali. Ed ora ci fermiamo per il primo momento pubblicitario. L'ufficio tributi del Comune di Marsala ricorda le scadenze del prossimo 30 settembre. Entro questo mese, infatti, va effettuato il versamento della seconda rata della rata unica riguardante entrambe la tassa rifiuti, la Tari, per il 2019. Sempre lunedì scade il termine per richiedere di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento della tassa rifiuti notificata dal concessionario dall'anno 2000 fino al 31 dicembre 2017. In tal modo sarà possibile saldare il debito senza corrispondere le sanzioni. Orizzonte Castellammare, il progetto di servizio civile per la lotta alla dispersione scolastica, del quale il Comune di Castellammare del Golfo è promotore in partenariato con la cooperativa Castellammare 2000. Il progetto è rivolto a 18 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Chi è interessato a partecipare alle attività di servizio civile, che dureranno 12 mesi, può presentare la domanda online entro le 14 del 10 ottobre. Operazione anti-bracconaggio nel Trapanese. 5 cacciatori sono stati multati il servizio. 5 cacciatori multati ed un richiamo elettronico sequestrato nel Trapanese. E questo è il risultato delle attività di contrasto al bracconaggio messe in campo dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, che sono state intensificate nelle ultime settimane, così come disposto dal Governo regionale dopo l'apertura della caccia. Nelle prime ore di sabato scorso il competente ispettorato dipartimentale, guidato da Francesco Trapani, ha svolto una serie di controlli su tutto il territorio della provincia. In particolare, alla foce del fiume Belice è stato rinvenuto un richiamo elettronico ben nascosto nel terreno, ancorato e blindato. Il sequestro al momento è a carico di ignoti, ma sono in corso accertamenti. Nel comune di Campobello di Mazara, in contrada Campana, invece, gli agenti hanno elevato 5 processi verbali amministrativi per attività venatoria in aree percorse da incendio. Alle operazioni, oltre al distaccamento forestale di Castelvetrano, hanno partecipato anche uomini provenienti dal comando di Palermo e dalle altre province dell'isola. L'impegno del Corpo Forestale della Regione Siciliana proseguirà per tutta la durata della stagione venatoria, con particolare attenzione alle aree di maggiore interesse naturalistico. Un albero per ogni nato è l'oggetto di una interrogazione presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Mazara. La normativa, scrivono i pentastellati, prevede l'obbligo per il comune di residenza con popolazione superiore a 15.000 abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato, anche se adottato entro 6 mesi dalla registrazione all'anagrafe. Tenuto conto che il comune di Mazara non sta applicando gli obblighi imposti dalla legge, i consiglieri Billard
Tardello, Coronette e Pipitone interrogano il sindaco per sapere se intende dare attuazione a quanto previsto dalla legge e quindi mettere a dimora un albero per ogni neonato minorenne adottato, se intende individuare gli spazi da dedicare ad aree verdi in relazione alle previsioni demografiche e rendere noto il bilancio arboreo di inizio e fine mandato. Il Comune di Trapani rende noto che in questi giorni sul territorio trapanese alcune famiglie sono state selezionate dall'Istat per partecipare alle indagini forze lavoro e spese sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie condotte rispettivamente dai rilevatori incaricati che muniti di tesserino di riconoscimento e lettera rilasciata dal Comune si recano presso le famiglie per acquisire dati statistici. Il Comune trapanese chiede pertanto la disponibilità a rilasciare l'intervista per una buona riuscita dell'indagine. Si sistema a Marsala il manto stradale di Corso Gramsci nel tratto che dall'incrocio con via Gudulena giunge fino alla rotatoria di via Del Fante. A tal fine il comando della Polizia Municipale Lillibetana ha predisposto un provvedimento con il quale da mercoledì e fino a venerdì è istituito il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in entrambi i lati del suddetto tratto di strada. Siamo allo sport, iniziamo dalla scherma. Il mazzarese Emanuele Bucca sarà ufficialmente uno degli arbitri alle prossime Olimpiadi in programma a Tokyo nel 2020. Un risultato straordinario per Bucca, già da anni protagonista nel panorama italiano e internazionale come arbitro a bordo pedana. La notizia è stata ufficializzata ieri. A Bucca vanno i complimenti della nostra redazione per l'ennesimo importante risultato raggiunto. A Bucca è arrivato anche il plauso del sindaco Quinci. Passiamo al calcio, vediamo risultati e classifiche dei campionati di eccellenza e promozione. Campionato di eccellenza, girone A, questi risultati della seconda giornata. Canicattì Sporting Vallone 6-2, Castellammare Geraci 1-3, Cefaledium Profavara 2-0, Dattilo Noir Alba Alcamo 5-1, Mazzara Don Carlo Misilmeri 1-1, Monreale Agragas 0-1, San Ciro San Giorgio Parmonval 0-2, San Cataldese Cus Palermo 2-2. La classifica: Dattilo Noir, Agragas, Cefaledium, Geraci 6 punti, Cus Palermo 4, Canicattì, Parmonval, Sporting Vallone, Castellammare, Profavara 3. Don Carlo, Mazzara, San Cataldese 1 punto, Monreale, San Ciro e San Giorgio, Alba Alcamo 0 punti. Campionato di promozione, girone A, questi risultati della seconda giornata. Albatros Lascari 0-1, Casteldaccia Bagheria 1-2, Empedoclina Casteltermini 3-0, Camarat Mazzarese 1-2, Nissa Città di Casteldaccia 3-0, Partinica Audace Folgore 0-0, Unitas Sciacca Gattopardo 5-0, Villabate San Vitolo Capo 0-3. La classifica: Mazzarese, Lascari 6 punti, Empedoclina, Nissa, San Vitolo Capo, Folgore, Bagheria, Partinica Audace 4, Unitas Sciacca, Casteldaccia, Albatros 3, Camarat, Casteltermini, Casteldaccia, Villa Abate, Gattopardo 0 punti. Il Mazzara dunque non è andato oltre il pareggio casalingo contro il Don Carlo Misilmeri. Vediamo le azioni salienti del match. Riservato di sicuro un campionato da disputare ad alti livelli, ci tengono a fare bella figura i ragazzi della compagine palermitana. Formazione biancorossa del Misilmeri con Filippone che si accentra e distribuisce il pallone sulla destra, poi c'è questa sfera di ritorno per cercare il taglio di Albeggiano, per lo scatto di Pizzo che è dato anche un po' dal vento, riesce a raggiungere il pallone, si addentra in area Pizzo, il pallone sul destro, si accentra Pizzo, va sul sinistro ancora Pizzo, il rimpallo, la volevole, attenzione, il tentativo di Amodeo. Così come c'è anche marcatura Morello, prova ad andare sul fondo Fontana, ne ha due, deve andare ancora Fontana, dice di rialzarsi l'arbitro, messa laterale per il Mazzara.
San Martano per Greco, il lancio verso Amodeo, troppo lungo, prova a inserirsi Pizzo nella traiettoria, attenzione, buca la difesa, ancora Pizzo, la girata, Pizzo prova dopo la risposta di De Miere dell'area di rigore del Misilmeri, attenzione, non è finita, Greco dalla distanza, grande la risposta di De Miere. Bulades alza lo sguardo, effettua adesso il traversone, Amodeo per Pizzo, si trascina il pallone con l'esterno, il calcio di punizione, la battuta a palla che finisce direttamente in porta. Occhi sul campo, amici telespettatori di Televallo, per il secondo tempo. Pallone che Riccobono prova a mettere a terra, a servire dall'altra parte Albeggiano, che controlla, anticipa così Pellegrino, la dà all'indietro verso Bulades, che prova a cercare la porta, da lì Bulades, la respinta. Vaglia d'appoggio, il pallone di ritorno per Bulades, all'indietro il tentativo da fuori area. Agate, il lancio verso Pizzo, ci arriva di testa Ardalandino, attenzione, ancora Pizzo, resta in possesso del pallone, Pizzo, progressi e calcio di rigore, calcio di rigore per il Mazzara. Amodeo contro De Miere, va Amodeo con il destro, Mazzara 1, Misilmeri 0, 26esimo minuto, la sblocca il piemontese dal dischetto. Parte lo spiovente, il pallone resta lì, colpo di testa ad uscire, poi il tentativo da fuori e la palla in rete, grandissimo gol da parte di Tarantino. Larga per San Martano, fa partire il traversone in mezzo, l'anticipo di Tarantino, poi attenzione ancora Amodeo, la palla dentro, ma era tutto fermo, era tutto fermo. Lo provano a tuffarsi sul pallone i giocatori del Mazzara, Greco prova ad alimentare l'azione offensiva con questo pallone calciato in avanti, calcio in avanti, attenzione, c'è un rosso, rosso e diretto nei confronti del, se non andiamo errati, numero 5 del Misilmeri, Morello. Il servizio dentro, Amodeo non riceve il tracciante, attenzione, Bulades, il tentativo verso la porta, il tentativo di colpo da biliardo e poi arriva il triplice fischio dell'arbitro Aquilina di Agrigento e 1-1 tra Mazzara e Misilmeri. Ed ora le interviste del dopopartita. Io posso dire di essere orgoglioso di rappresentare questa società, di avere un gruppo meraviglioso di ragazzi meravigliosi. Oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera, una squadra che ama veramente questa maglia e questi colori. Io ho detto dal primo giorno che mi sono insediato e ho parlato con i ragazzi, ho detto sudate la maglia e dimostratemi l'amore per questa maglia. Quindi oggi se c'era una squadra da vincere era soltanto il nostro Mazzara. Purtroppo lei mi insegna che gli episodi a volte fanno la partita. Sappiamo tutti benissimo com'è andata. Un rigore non dato sacrosanto, un gol fatto di 30 cm del labbro, di segnalino, ahimè, in buona fede, perché sicuramente buona fede non l'ha dato. E soltanto l'unico tiro in porta hanno fatto gol. Questa purtroppo è anche la legge del calcio. La mia squadra ha giocato sia il primo tempo che il secondo tempo. Dovevamo capitalizzare quello che avevamo creato, non ci siamo riusciti. Se la partita finiva al primo tempo 3-4-0 o un 3-4-0 al secondo tempo, tutte le azioni che abbiamo fatto, non c'era niente da dire. Siamo un po' amareggiati, purtroppo il calcio è questo, alla fine la paghi, non c'è niente da fare. Andiamo avanti, piedi a terra, lavoriamo per questo Mazzara. C'è stato, siamo partiti in ritardo, ma io oggi non l'ho visto tutta questa differenza. Secondo me loro forse sono partiti in ritardo, per quello che ho visto. Fino al 95esimo eravamo dentro la porta del Misilmeri. Abbiamo un buon preparatore, siamo lavorati. È stato semplicemente, secondo me, sfortuna. Abbiamo creato 10 palle gol. Non so più quello che faccio, ho la bacchetta magica, ci vuole un po' di fortuna e andiamo avanti. Non c'è niente da... Secondo me è stata una partita molto combattuta perché il Mazzara, dico, come noi veniva da una sconfitta nella prima giornata, quindi voleva ben figurare davanti al proprio pubblico e si è visto subito già sin dalle prime battute che voleva fare sulla partita. Noi abbiamo risposto, diciamo, colpo su colpo, però poi loro sono stati bravi a secondo tempo a sbloccare il risultato e noi ad avere una buona reazione, penso che il pareggio, diciamo, ci può stare. Onestamente anch'io quando l'arbitro mi è uscito il rosso sono rimasto incredulo perché mi aspettavo di tutto tranne che il rosso. Io
credetemi, volevo fare un fallo solamente tattico, dico, mi aspettavo un giallo, sì, l'avete visto tutti, ma appena uscito il rosso sono rimasto sbalordito, perché non era nelle mie intenzioni fare male soprattutto a un avversario o a un ragazzo che conosco. Nel campionato di promozione, seconda partita e seconda vittoria consecutiva per la Mazzarese, che ha espugnato 2-1 il campo del Camarat. Giallorossi in svantaggio al 10° minuto del secondo tempo dopo il gol dei padroni di casa con Adler, ma poi c'è stata la rimonta grazie alla doppietta messa a segno da Russico al 23° e al 34° minuto. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21.35 trasmetteremo la telecronaca della partita Mazzara-Missiglia. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.